to me. Feeling high when I'm low, 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 low. Feeling high when I'm low. I'm even more when you're close to me, close to me. Al via oggi il triduo di feste in onore di San Niccolò Politi, questa mattina il primo abbraccio della città di Adrano al santo patrono. Oggi pomeriggio l'omaggio floreale alla statua di San Niccolò Politi in piazza Sant'Agostino ad Adrano, si rinnova il legame con Alcarelli Fusi. Lettera dell'arcivescovo Ren alla comunità danita comunica che domani non potrà partecipare alla festa di San Niccolò perché è impegnato a Lisbona alla giornata mondiale della gioventù. La rassegna estiva di Adrano ieri sera in piazza Umberto, il concerto di Bianca Azzei. Sogna le Olimpiadi è il primo libro, Sofia Leocata, la giovane adanita con la passione per lo sport e la scrittura che vive in Trentino. Ad Adrano continuano gli appuntamenti della rassegna Espressioni d'arte mediterranee. Ieri sera la degustazione di vini a cura della cantina Patria di Castiglione, di Sicilia. Ancora le feste patronali di Adrano, ieri sera la processione del simulacro di San Pietro lungo un percorso cittadino. Buonasera cari amici e benvenuti all'appuntamento con il nostro telegiornale che questa sera sarà in gran parte dedicato alle feste patronali di Adrano. Infatti al via oggi il triduo di festa in onore del santo patrono di Adrano, San Niccolò Politi, questa mattina il primo abbraccio della comunità danita al santo eremita. Vediamo. Mercoledì 2 agosto al via il triduo di festa in onore di San Niccolò Politi, la prima processione del santo patrono e concittadino di Adrano, processione che si è snodata questa mattina intorno alle 11 dalla chiesa del santo e dopo un breve tragitto che ha toccato via Firenze, via Messina, via 20 settembre, Corso Garibaldi, piazza Maria Santissima Ausiliatrice e via dei Giovanni, rientrerà appunto il fercolo nella propria chiesa. Dunque al via il triduo in onore del santo patrono, il clou è previsto per domani con la processione mattutina dopo la messa dell'aurora e poi in serata la tradizionale spettacolare volata dell'angelo che ricordiamo la nostra emittente seguirà in diretta regionale sul canale 79 del digitale terrestre ma anche live sulla nostra pagina Facebook. Dicevamo della processione di questa mattina, in questo momento il fercolo si trova in piazza Maria Santissima Ausiliatrice dove si terrà la tradizionale benedizione dei bambini. Nel pomeriggio poi ovviamente l'omaggio floreale alla statua di Sant'Agostino a San Niccolò, domani il clou e poi giorno 4, ultimo giorno di festa in onore del santo patrono. Ricordiamo tra l'altro che questa mattina si è svolto il pellegrinaggio di fede alla grotta della Spicuddu, primo eremo di San Niccolò Politi.
Adesso però sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con padre Salvatore Stimoli, a cui abbiamo chiesto il significato di questa festa. La città come deve vivere questo momento di abbraccio nei confronti del suo santo concittadino? Intanto ci siamo preparati a questi tre giorni, come diceva lei, il triduo, con un settenario in effetti di preparazione, con preghiera. Ma certo non abbiamo noi pregato in questi giorni trascorsi con magari la preghierina che c'è nel retro dell'immaginetta, sempre e solo con la Santa Eucaristia, perché con l'Eucaristia noi arriviamo al cuore di Dio, lo vediamo, lo sentiamo, lo tocchiamo con mano, anche se nascosto per la nostra fede nel pane e nel vino, quindi presente ma invisibile. Ed è chiaro che, come ho detto nei giorni passati, questi giorni di San Nicolò Politi, oggi, quindi due, domani e dopodomani, noi portiamo in giro il simulacro di San Nicolò Politi, la reliquia questa sera, è chiaro che questi giorni devono aiutarci prima di tutto e soprattutto a crescere nelle cose che riguardano Dio. Abbiamo fatto poco fa, invocato poco fa, la benedizione del Signore per i bambini, una tradizione, ma dicevo lì, quando eravamo proprio posti al santuario di Maria Ausiliatrice, nella piazza, che più che i bambini abbiamo bisogno noi della benedizione. È vero che i bambini hanno bisogno di noi perché possono imparare da noi, possono vivere quelle che sono, ecco, le cose giuste, buone, sante da noi adulti, ma anche noi abbiamo da apprendere da loro perché sono innocenti, sono puri, sono soprattutto semplici. E Gesù lo ha detto: se non diventerete come loro, indipendentemente dall'età o dall'altezza, la statura, non entrerete nel regno dei cieli. Allora ho ribadito in questi giorni che se non è diversa la festa di quest'anno rispetto all'anno scorso, non possiamo arrivare dove è arrivato lui, San Nicolò Politi. Così la festa del Santo l'anno prossimo, 2024, deve essere ancora diversa da quella di quest'anno, perché un tantino ancora in alto mentre passano i giorni, i mesi, gli anni della nostra vita. Restiamo sull'argomento. Oggi pomeriggio l'omaggio floreale alla statua di San Nicolò Politi di Adrano in piazza Sant'Agostino è il momento istituzionale della festa in cui si rinnova il gemellaggio fra la città di Adrano e quella di Alcara Lifusi, che condividono il culto al santo eremita. Vediamo. Mercoledì 2 agosto dalle 18 si è snodato il corteo rappresentato istituzionalmente dai comuni di Adrano e Alcara Lifusi, che condividono il culto di San Nicolò Politi, corteo che si è snodato dal palazzo municipale di via Aurelio Spampinato ed è arrivato fino a piazza Sant'Agostino, dove si trova la statua di San Nicolò Politi e dove si è tenuto il tradizionale omaggio floreale alla statua del santo concittadino e patrono di Adrano. È il momento, dicevo, istituzionale della festa in cui si consolida e si rinnova il gemellaggio tra le città di Adrano e Alcara Lifusi, che condividono per l'appunto il culto di San Nicolò Politi. In piazza Sant'Agostino si è tenuto un momento di preghiera a cura di Monsignor Benedetto Currao, sulle note anche della ballata del deserto fiorito, straordinario inno scritto da padre Alfio Conti in onore di San Nicolò Politi, e poi i vigili del fuoco di Adrano hanno deposto due mazzi di fiori sulla statua di San Nicolò Politi. Ma sentiamo il sindaco di Adrano Fabio Mancuso e l'assessore comunale del comune di Alcara Lifusi, Luca Dottore. Consolida quello che è un abbraccio fraterno tra due comunità che hanno avuto e hanno l'orgoglio di rappresentare il santo eremita Nicolò Politi
nato ad Adrano e morto eremita all'Alcara Lifusi. Due comunità che nel corso degli anni hanno voluto sempre abbracciarsi e condividere quelli che sono i momenti salienti di quella che è la festa, la celebrazione di San Niccolò Politi. Siamo assolutamente orgogliosi ogni volta di accogliere gli amici di Alcara Lifusi e altrettanto ospiti nella loro città con le loro celebrazioni suggestive, piene di fede, di amore, di tutto quello che San Niccolò Politi ha lasciato in eredità a queste comunità e che abbiamo il dovere ogni anno di rinnovare nella sapienza e anche nella riflessione per le cose buone che ci ha lasciato. A rappresentare istituzionalmente il comune di Alcara Lifusi, l'assessore Luca Dottore, ecco, si rinnova questo gemellaggio, poi Adrano arriverà ad Alcara Lifusi il 17 agosto, ricordiamo che ad Alcara Lifusi si festeggia San Niccolò Politi dal 15 al 18. Sì, è sempre un'emozione essere qui in questo scambio fra queste due comunità, lontane ma vicine, unite da San Nicola. Quello che oggi noi riceviamo qua come accoglienza lo ritorniamo il 17 agosto nell'unione e nella fede di San Nicola. Lettera dell'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, alla comunità danita. L'Arcivescovo comunica che domani non potrà partecipare alla solenne concelebrazione eucaristica in onore del santo di Adrano, San Niccolò Politi, perché è impegnato a Lisbona alla giornata mondiale della gioventù. Non ci sarà Monsignor Luigi Renna domani sera ad Adrano a presiedere la celebrazione eucaristica in onore del patrono San Niccolò Politi. Quest'anno non mi è possibile partecipare alla festa del nostro santo eremita, scrive in una lettera Monsignor Renna, perché sono fuori sede per la partecipazione con alcuni giovani della nostra arcidiocesi alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Porto vivo nel cuore il ricordo della celebrazione eucaristica dello scorso anno e la raccolta preghiera di tutta la città nella piazza principale davanti alle reliquie di San Niccolò. Nella lunga missiva l'Arcivescovo accenna anche ai disagi in Sicilia per i problemi sorti all'aeroporto di Catania e invia a tutti un messaggio di solidarietà. Poi ritorna su San Niccolò e fa un riferimento all'imminente chiusura del convento dei frati Cappuccini. Mentre sono a Lisbona penso alla scelta di San Niccolò Politi, aggiunge l'Arcivescovo, e la sollecitudine dei santi che occorre fare nostra, soprattutto voi giovani, non limitatevi ad indossare il sacco di San Niccolò, indossate le sue virtù, il desiderio di seguire Cristo, di pensare la vostra vita come un dono, di volere cambiare la nostra terra nella quale tante volte regna l'immobilismo e la sciatteria, che non ha cura dei doni immensi che Dio ci ha dato. Alzatevi in un moto di dignità per abitare gli spazi della vita ecclesiale. Vedete cosa succede quando non ci sono vocazioni, si chiudono i conventi. Interviene il sindaco di Adrano Fabio Mancusa a sua volta con una lettera indirizzata all'arcivescovo Renna. Ringrazio di cuore e con profondo affetto filiale per la lettera che l'arcivescovo ha rivolta alla nostra città in occasione delle festività patronali, scrive in una nota il sindaco Mancuso, parole che ci confortano e sostengono. L'invito di Monsignor Renna ad essere solidali piuttosto che a lamentarsi responsabilizza sia chi amministra che i comuni cittadini. E adesso occupiamoci della rassegna estiva organizzata dal comune di Adrano. Ieri sera in piazza Umberto il concerto di Bianca Azzei, che ha proposto le sue canzoni e quelle del suo ultimo album cover, Il mio canto libero. L'abbiamo intervistata prima del concerto, sentiamo. In un mondo che non ci vuole, la
La rassegna estiva di Adana ha ospitato ieri sera Bianca Azzei, cantante molto apprezzata dai giovani, ma ieri in piazza Umberto ad Adana ha conquistato anche i meno giovani, che hanno imparato a stimarla non solo per la sua voce e le sue canzoni, ma anche per il variegato repertorio musicale che ha proposto all'ombra del Castello Normanno. Oltre alle sue canzoni, con le quali ha conquistato uno spazio importante nel panorama musicale italiano, Bianca Azzei ieri ha proposto ad Adana i brani de Il mio canto libero, il suo nuovo album cover che ha dedicato al figlio nato alcuni mesi fa, ma anche a tutte le mamme, una sorta di ninna nanna per raccontare il suo momento felice. Bianca, il tuo primo tour da mamma, possiamo dire, per te un momento felice, nuovo, possiamo dire che tutto questo è rappresentato nel tuo ultimo album, Il mio canto libero? Beh sì, direi proprio di sì, è una grande emozione per me, sono molto felice in questa nuova veste, no? Fare un tour da mamma, come detto, è una cosa molto bella, non me l'aspettavo e mi sta dando veramente, mi riempie il cuore di gioia davvero. Insomma, sono molto felice di presentare il mio nuovo album, Il mio canto libero. Ci sono delle canzoni di grandissimi cantautori, poeti, insomma, della musica italiana, riarrangiate in una chiave un po' più delicata, dolce, come se fossero delle ninna nanne, un po' una dedica d'amore ogni canzone per ogni mamma, da parte di ogni mamma per il proprio figlio. C'è una canzone in particolare a cui sei legata di questo album? Beh, un po' tutte, però quella alla quale ho dato il titolo all'album, che è Il mio canto libero, perché ogni volta che gliela facevo sentire mentre ero in gravidanza, il mio bimbo dentro di me si tranquillizzava, era molto sereno, e quindi vivevamo in simbiosi questa sensazione. Cioè, buonanotte Fiorellino, che forse come ninna nanna assomiglia di più appunto a una ninna nanna. Certo, sì, nasce già un po' come una ninna nanna. Però diciamo che mi è piaciuto anche prendere canzoni che sono dei classici e in chiave diversa, no? Da quello che abbiamo sempre sentito. Ecco, in cantiere cosa c'è per Bianca? Si parla sempre di questo Sanremo. Tu dici sempre dobbiamo trovare la canzone giusta. Sì, esatto, è quello che ti dico ancora, perché in realtà sai, non è che le scrivi a tavolino, cioè devi sentirti in quel momento, se hai un qualcosa da dire, bene, altrimenti insomma non sarebbe da me. Tra pochissimi minuti il tuo concerto, per concludere, un artista come vive l'attesa? Quei minuti, quegli istanti prima di salire sul palco, c'è grande emozione, immagino. Per me sì, è come se fosse sempre la prima volta, cioè il palco è sempre, è casa per me, però è una grande emozione, è sempre diverso, anche il pubblico, cioè comunque non vedo l'ora di vedere il pubblico che ho davanti e poi posso essere me stessa finalmente sul palco, perché mi esprimo al 100% per quella che sono. Andranno con me, ti rendi tanto amore, che da quando siamo insieme non è visto che è una nuvola. Che gran voglia di partire, che gran voglia di ballare, fino a notte profondissima. L'estate se sto bene, è perché non penso più a chi mi ha fatto soffrire, voglio solo cancellare. Bianca ha chiuso il concerto con un mega selfie finale con il pubblico della piazza di Adana. Alziamo le mani! Di più, di più! E cambiamo argomento, ora parliamo di Sofia Leocata, la sedicenne talento della scrittura e dell'atletica leggera italiana di origini adanite che vive in Trentino in questi giorni. Sofia è ad Adana con i genitori per le festività patronali e noi l'abbiamo incontrata. Sta trascorrendo le vacanze ad Adana, la città di origine dei suoi genitori che si sono trasferiti nel Trentino per lavoro quando lei era ancora piccola. Di Sofia Leocata, 16 anni fra un mese, ce ne siamo occupati lo scorso anno quando venne premiata a Matera
per un suo racconto breve al concorso letterario internazionale Energeia. Sofia ha due grandi passioni, la scrittura e lo sport. Pratica infatti atletica leggera ed è più che una promessa. Un infortunio le ha impedito di partecipare alle qualificazioni delle prossime Olimpiadi, ma lei dice che sta già pensando a quelle successive. In questi giorni si allena alla Villa Comunale di Adrano, la città dei suoi genitori, la città di Sofia, anche se lo dice con accento trentino, e ai nostri microfoni racconta i suoi sogni e le sue radici. C'è una bella novità, sta per arrivare il tuo primo libro. Sì, esatto, sto scrivendo una cronaca comica e sono molto entusiasta perché è appunto il mio primo libro e lo sogno da quando avevo, non mi ricordo, ma comunque ero molto molto piccola. Infatti già da 5 anni volevo appunto scrivere un libro e diventare una scrittrice. Ora uno dei miei più grandi sogni è anche diventare una giornalista sportiva, così anche cerco di mettere insieme sia sport, che è una delle mie più grandi passioni, ma anche la scrittura. Certo, infatti, e quindi unisci le tue grandi passioni. Appunto, parliamo dello sport, perché sei fai atletica leggera, corsa e sei ad un livello molto alto. Vogliamo ricordare, perché hai rappresentato anche la tua regione, il Trentino. Sì, sì, ho rappresentato la mia regione, il Trentino, varie volte, anche se bisogna ricordare che io sono siciliana. Io sono, soprattutto quando ero ragazza, ma anche cadetta. Ora mi hanno anche convocata ai campionati italiani, la mia squadra, solo che appunto sono state infortunate e purtroppo ho dovuto rinunciare. Però non vedo l'ora di ritornare in campo molto più carica di prima. Anche perché c'era in cantiere la partecipazione alle Olimpiadi, purtroppo per un infortunio è saltato. Sì, esatto, ora sì. Speriamo che io riesca a qualificarmi a quelle del 2028, perché sarebbe proprio uno dei più grandi sogni, anche portare l'Italia, non solo, ma anche la Sicilia a quei livelli, ecco, mi piacerebbe tantissimo. Cosa sai tu di Adrano, che cos'è per te Adrano e soprattutto cos'è Adrano per i tuoi genitori? Che qui ci sono i miei nonni, c'è la mia casa, ci sono le mie origini e quelle dei miei genitori, che loro sentono la mancanza di questa terra, perché comunque ci siamo legati molto profondamente. E per me ogni volta che ritorniamo qui, ogni anno, è proprio una cosa stupenda, perché anche c'è il mare, poi l'Etna è bellissimo, tutto è bello, molto più bello di lì sopra, ecco, perché anche le persone sono molto, ma molto più calorose. Cosa ti piace di Adrano? Allora, sicuramente il castello e poi anche la bellissima vista sull'Etna, poi anche la granita, il cibo, tutto molto stupendo, ecco. Sofia, ricordiamo i tuoi genitori? Sì, Salvatore e Pina. In questi giorni ti stai allenando ad Adrano, vero? Sì, sì, mi sto allenando qui nella villa e spererei di allenarmi in uno stadio come per esempio quello lì che avete, che è molto simile al mio a Rovereto, lo stadio Quercia, però appunto è chiuso, anche se sarebbe bellissimo appunto farlo insieme anche a tutti gli altri atleti che vedo appunto allenarsi come me di mattina alla villa. Volevo ringraziare ovviamente lei e TVA e anche i miei genitori e il mio fratellino per il supporto. Ad Adrano continuano gli appuntamenti a Palazzo Bianchi nell'ambito della rassegna Espressioni d'arte mediterranea. Ieri sera a Palazzo Bianchi la degustazione di vini a cura della cantina Patria di Castiglione di Sicilia. Vediamo. Nella sala Don Pietro Sicurella di Palazzo Bianchi ad Adrano continuano gli appuntamenti con Espressioni d'arte mediterranea a cura dell'Associazione Adranita Spiraglio. Arte ed enogastronomia è il binomio vincente dell'evento di ieri sera con la degustazione di vini delle cantine Patria, la cantina del Vulcano di Castiglione di Sicilia. L'evento è stato preceduto dal maestro Maria Teresa Catenal pianoforte e dall'esibizione della ballerina Noemi Scarvaglieri. Nel weekend gli ultimi due appuntamenti, venerdì la presentazione del libro Il Papa mancato di Orazio Longo, con la presenza tra gli ospiti dei giornalisti Giuseppe Laveni e Nicola Savoca, mentre sabato lettura e commento del quinto canto della Divina Commedia di Dante ad opera del dottor Vincenzo Luca Borzì. Siamo in questa splendida occasion ospiti della splendida mostra, e come è bello coniugare vino e arte, perché il vino è un'arte, e ovviamente quando parliamo di vino nella nostra zona parliamo di Etna,
e quindi vini dell'Etna. Siamo appunto la nostra cantina, siamo a Castiglione di Sicilia, a Solicchiata per la precisione, una cantina che nasce nel 1982, rilevata dal commendator Francesco Di Miceli, che rilevò l'ex Torre Palino, una cooperativa sociale. Da allora si comincia a vinificare l'Etna, quando ancora di Etna era semplicemente un posto dove si faceva vino per gli altri, diciamo. Grazie a lui e a tanti altri imprenditori, oggi l'Etna si può fregiare di essere uno dei brand più conosciuti al mondo, assieme al Brunello piuttosto che al Barolo. Il brand Etna DOC oggi ci è conosciutissimo in tutto il mondo. E appunto la cantina, tra i vini di punta, fa tanti altri vini e sono i vini che andremo a degustare oggi. Facciamo uno spumante metodo classico di Nerello Mascalese, l'Etna DOC, l'Etna Bianco, l'Etna Rosso, che sono i vini che adesso poi Antonio andrà ad illustrare, e tante altre situazioni. La cantina si trova anche in una location dove c'è un anfiteatro storico per fare appunto degustazioni piuttosto che eventi. E appunto stasera, grazie a Floriano e agli altri amici, abbiamo il piacere di invitare alla cittadina di Adrano i nostri vini. Ecco, lei personalmente preferisce il rosso o il bianco? Dipende dalla stagione, dipende da cosa mangi, dipende da tante situazioni, non è semplice. A me piace il vino, quindi il vino deve piacere, non ci sono delle etichette preconfezionate, deve essere un piacere personale. Personalmente preferisco il rosso poi alla fine. Un vino è buono se si beve e si degusta. Noi dell'ONAV promuoviamo il bere consapevole, quindi il vino va bevuto, va degustato e va capito come è fatto. Noi come ONAV facciamo proprio dei corsi adatti per far conoscere il vino, partendo dalla vigna ai grappoli fino ad arrivare proprio alla vinificazione, al vino di per sé e come si degusta un vino, perché il vino di per sé è un qualcosa di magico che poi, unito alla poesia, unito all'arte, unito alla musica, dà il massimo della sua bellezza. Un buon vino a che temperatura va conservato e poi servito a tavola? Il vino va conservato e servito a varie temperature, tutto dipende da che tipo di vino stiamo parlando. Un Etna Bianco ha delle temperature più basse rispetto all'Etna Rosso, la stessa cosa è per quanto riguarda le bollicine e anche altre tipologie di vini come passiti o amarone e quant'altro. Quindi ogni vino ha una sua diciamo metodo di degustazione anche dal punto di vista delle temperature. Poi ha detto facciamo dei corsi su come berlo, ecco, quanto berne. Perfetto, questa è una cosa bellissima, proprio il bere consapevole. Noi non beviamo tanto per bere, ma si degusta un sorso di vino, si capisce le sue caratteristiche e soprattutto la cosa importante è che alla fine di una degustazione di 5, 6, 7 vini possibilmente, noi dobbiamo uscire tranquilli per andare e tornare a casa, che è una cosa importantissima. All'interno della mostra Espressioni d'arte mediterranea, oggi la degustazione è di vino e cultura, un binomio che può e deve, anzi funziona. Sì, perché la nostra rassegna è una rassegna culturale, quindi abbiamo cercato di unire sia l'arte ma anche l'enogastronomia. Per questo abbiamo invitato la Cantina Patria e grazie anche all'ONAV Catania avremo questa serata a disposizione della popolazione per degustare appunto i vini locali del nostro territorio. Ecco, ricordiamo che nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti. Sì, nei prossimi giorni avremo l'arte letteraria, avremo giorno 4 la presentazione del libro di Orazio Longo dal titolo Il Papa Mancato. Saranno presenti sia i giornalisti Giuseppe Lavegna che anche Nicola Savoca e sarà anche presente il Vescovo di Nicosia, Monsignor Schillaci. Mentre la serata finale sarà giorno 5, dove avremo sempre arte letteraria con la lettura e l'esegesi del quinto canto dell'Inferno della Divina Commedia di Dante a cura di Vincenzo Luca Borzì. E torniamo ad occuparci delle feste patronali di Adrano, perché ieri sera c'è stata la processione del simulacro di San Pietro lungo un percorso cittadino. Vediamo.
Ad aprire come sempre le feste patronali di Adrano, le celebrazioni in onore di San Pietro, dopo la processione del busto reliquiario di lunedì scorso, ieri il giorno della solennità con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Emerito di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo, a seguire la processione del simulacro lungo un percorso cittadino che ha attraversato anche il cuore del centro storico della città, via Roma, piazza Umberto, corso Garibaldi e altre vie, per poi fare rientro nella sua chiesa per la venerazione della reliquia. E siamo giunti alla conclusione del nostro TG. Come sempre vi ricordo che per gli aggiornamenti della nostra informazione potete seguirci anche online, potete consultare il nostro sito internet, come vedete in grafica, tvasicilia.it, e poi le nostre pagine social, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.